Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Voglio tornare a parlare di una situazione un po' vecchiotta rispetto al momento in cui ci troviamo, che è una situazione secondo me che però è sempre attuale. Perché noi parliamo sempre degli scandali del calcio, parliamo di polemiche, parliamo di clamorose rivelazioni, però abbiamo negli ultimi tempi, per via di altri argomenti, trascurato un po' la questione Inter, Zhang o Actri, e in particolar modo quello che è successo in Italia negli ultimi mesi, diciamo da maggio in poi. Voi sapete che comunque ci saranno altri contenuti che cercheranno appunto di far luce sulla vicenda, però oggi voglio parlare nello specifico di questa cosa perché, come avete letto sicuramente da qualche parte, c'è stata, insomma, una rivelazione secondo me molto importante, una rivelazione che secondo me non può comunque essere ignorata, è una rivelazione che a mio modestissimo avviso non funziona, cioè non può essere ignorata, cioè secondo me è veramente una cosa da dire, da rivedere. Tre cose però: l'iscrizione, il solito like, ovviamente la solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente però non attivate la solita campanellina delle notifiche, ovviamente non vi arrivano mai i video. E se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno. Ah, tra l'altro escono sempre contenuti nuovi, sempre freschi, e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, partiamo da un presupposto veramente molto molto semplice. I problemi dell'Inter con il campionato, cioè l'Inter negli ultimi anni ha avuto problemi finanziari e problemi economici talmente ampi da non poter di fatto iscriversi al campionato, cioè loro hanno partecipato a un campionato che praticamente all'interno del quale loro non avrebbero dovuto avere modo di giocare. Quindi partiamo da questo presupposto. È arrivata anche la conferma per quanto riguarda la Kovisok, che non avrebbe, secondo la stampa, effettuato delle verifiche, diciamo, serie o comunque attendibili su quella che era la situazione ovviamente economica dell'Inter all'epoca. Che cosa è successo praticamente? L'Inter è stata gestita, secondo me, in maniera veramente ridicola negli ultimi anni dai propri, insomma, padroni, dai propri, insomma, responsabili. Alla fine, per questioni economiche molto anche delicate, a prescindere anche dal fabbisogno aziendale, Zhang chiede un prestito veramente molto importante per Oaktree. Una parte di questo prestito è destinato ovviamente alla gestione dell'Inter, quindi l'Inter usufruisce di questo denaro in maniera, insomma, continuativa, fin quando giustamente Oaktree non bussa alla porta e chiede al proprietario dell'Inter, all'ex proprietario dell'Inter, di restituire la somma di denaro. Si sta parlando di una somma veramente abominevole, si parla di 800 milioni, se non sbaglio. Quindi calcolando anche gli interessi, praticamente che succede? Zhang non riesce a pagare questa cifra, quindi questo imprenditore alla fine deve mollare l'Inter, che viene appunto acquisita da Oaktree. Ora, nel momento in cui noi stiamo parlando, tante volte è stata messa in dubbio la regolarità dell'iscrizione ai campionati precedenti, cioè l'Inter poteva iscriversi ai campionati precedenti, aveva l'opportunità di essere una squadra che poteva giocare in Serie A, a quanto risulta dalla Kovisok, no. Semplicemente perché, per quanto la Kovisok abbia detto sì alla partecipazione, adesso emerge la notizia secondo la quale i controlli non siano stati effettuati correttamente. Quindi questa società praticamente negli ultimi 4-5 anni ha giocato in Serie A senza avere praticamente a posto i bilanci, senza avere praticamente la possibilità di farlo da un punto di vista legale. Rendiamo conto che abbiamo fatto partecipare una squadra al campionato italiano senza che ci fosse l'opportunità. Ci rendiamo conto? Una società con quasi 1 miliardo, quindi con più di 800 milioni di euro sotto. Ovviamente sto parlando di Zhang, del patrimonio personale di Zhang, ma l'Inter comunque ha 800 milioni sotto. Una società che ha questa situazione a livello ovviamente di bilancio, è una società sana che può partecipare a un campionato, secondo voi? Ci sono state società in Italia che per 100.000 euro di debiti sono state prese e sbattute a terra senza pietà. Io mi devo anche sentire che l'Inter praticamente avrebbe dovuto partecipare al campionato. Innanzitutto spiegatemi perché la Kovisok non ha lavorato, perché la ragione principale ci deve essere una ragione principale per cui la Kovisok non abbia attuato un atteggiamento corretto nei confronti dell'Inter.
Voi eravate chiamati ad effettuare delle verifiche per quanto riguarda ovviamente il lato finanziario ed economico per vedere se questa squadra poteva iscriversi, poteva entrare, poteva essere a posto. Avete rilasciato dei certificati all'interno dei quali attestavate che l'Inter a livello economico e finanziario fosse in salute, quando in realtà non era così. La Covisoc quindi era piena di gente che praticamente ha mentito sulla questione Inter. Però nel frattempo l'Inter ha vinto. Perché in questi anni in cui, voglio dire, loro hanno partecipato al campionato senza averne la possibilità, hanno vinto. Cioè hanno vinto dei trofei, no? Nazionali, ovviamente, hanno fatto anche un bel percorso in generale, hanno vinto. Quindi questa squadra non avrebbe neanche dovuto partecipare. Ci sono gli estremi, qualora si accertasse anche questa responsabilità della Covisoc in maniera netta e ufficiale, ci sono gli estremi per la revoca dei titoli. Perché tu non avresti dovuto partecipare all'interno di quel campionato. Non avevi la possibilità economica di partecipare all'interno di quel campionato. Allora, non solo la questione adesso con la mafia, con l'andrangheta, che sapete tutti, ve la stiamo raccontando, ne stiamo parlando più volte. Non solo questo, c'è anche questa situazione relativa alla Covisoc che ha i problemi economici che io vi ho raccontato anche negli scorsi mesi, perché è da maggio che ne stiamo parlando e vi sto dicendo, vedi che l'Inter i requisiti non ce li aveva. All'Inter è stato fatto. È stata fatta anche un'indagine sull'Inter. La gente fa finta di non vedere le cose. Anche l'esposto che è stato presentato contro l'Inter, negli alti ranghi, voglio dire, del consiglio sportivo, era un esposto che metteva in regola proprio questo e metteva in dubbio proprio questo. E la Procura di Milano ha rigettato dicendo che era tutto a posto. Ma se stava tutto a posto, perché la Covisoc non ha controllato questa società? Perché la società non ha controllato i conti di questa società? Perché questa società deve essere ignorata ogni volta che va a violare le regole? Cioè, io mi meraviglio del fatto che ci siano persone che giustifichino tutto questo. Ci sono delle squadre in Europa, ma in generale, che per un euro le prendono e le fanno scomparire dal calcio, praticamente le schiacciano a terra e le pestano a terra. Per un euro in più o in meno rispetto a quello che dovrebbero avere. Qui ci sono dei buchi enormi di bilancio non spiegati e facciamo finta di niente. Anche la questione Lion Rock, anche la questione del famoso 31% della società, no? Sapete che l'Inter aveva questa azienda interna che deteneva il 31% delle quote. A un certo punto nel 2021, sta gente va via, per 3 anni di fila loro non l'hanno comunicato. Questo già è reato. Cioè, io sono veramente scioccato nel vedere determinate cose che la gente ignora. Cioè, la gente preferisce letteralmente fare quello che vuole. La gente non ha la concezione, non la gente comune, la gente civile, la gente che vuole negare queste cose, non ha la concezione della realtà quale sia. Cioè, si sta parlando di una squadra che per anni ha violato i regolamenti, per anni, non per una volta, per anni. E cosa dovremmo fare noi, perdonatemi? Io veramente sono poi la Covisoc, no? Che è un organo, voglio dire, di carattere anche se non erro, perdonatemi se sbaglio, ma correggetemi qualora sia in errore, dovrebbe essere un organo di carattere statale, quindi carattere nazionale, pagato anche con i soldi delle persone comuni, quindi pagato grazie ai cittadini italiani, perché la Covisoc è un ente che dovrebbe comunque garantire la regolarità a livello ovviamente di controllo economico, anzi, per quale motivo nei confronti dell'Inter non è stato, non è, non è, non è, la Covisoc non ha effettuato controlli? Cioè, perché per anni voi avete ignorato la cosa? Vi sembra una cosa normale? Questa è una cosa normale? Dopo l'ammissione che è arrivata dalla Covisoc, perché questa è un'ammissione anche in relazione a quello che è successo negli ultimi mesi, come pensate che ci possa essere una chiarezza in tutto quello che succede? Cioè, io come posso dire l'Inter è a posto X e a posto quell'altro? Se una volta non abbiamo controllato, avete praticamente fregato il mondo. Restituite i trofei degli ultimi 3 anni a loro. Restituite le Coppe Italia, restituite le Supercoppe, restituite gli scudetti. Restituite i due scudetti che avete vinto nel 2020 e nel 2024, perché li avete vinti mentre la vostra squadra non aveva modo di vincerli. Restituiteli, vediamo. Adesso facciamo un pochino di indagini e vediamo che succede. Ci sono gli estremi per la revoca, perché comunque si sta parlando di una squadra che non ha spiegato bene le cose.
si è capito nulla rispetto a quello che loro avrebbero voluto intendere. Quindi di conseguenza questa è una società che va presa e un attimino rivista. Credo, credo. Quindi voglio conoscere un pochino la vostra opinione personale su tutto questo. Fatemi sapere un pochino nei commenti quali sono le vostre personali opinioni.